porteremo nelle vostre case anche le testimonianze di persone normali che hanno fatto delle scelte importanti nel loro quotidiano perché non accettano di entrare a far parte di quel gruppo che sceglie sempre di voltarsi dall'altra parte, di far finta di non vedere. Ma adesso basta parole, che abbia inizio la nuova avventura di Eden. Adesso però è tempo di raggiungere una spiaggia particolarissima, dove ad attendermi ci sono alcuni felini che sono stati consacrati cittadini ad onorem. Adesso sto per incontrare i gatti di Suppalloso. Mi direte voi che cos'hanno di speciale? Beh, intanto sono bellissimi. Li vedete? Sono già qui che mi aspettano all'ingresso. Piccoli! Piccoli non tanto, ma comunque meravigliosi. Sono dei gatti che, immaginate, sono diventati famosi e hanno reso famoso addirittura Suppalloso proprio per la loro presenza, per la storia di una famiglia, la famiglia Azzori, che da tantissimi anni si è preso cura di questi animali specialissimi che da un secolo avevano un po' l'abitudine, ovviamente i loro antenati, di vivere in questo territorio. Quindi stiamo parlando di una sorta di gatto marittimo che si è trasformato. Prima caratteristica, che sono molto socievoli, perché vedete, sono arrivata qui, mi sono seduta, sto per entrare all'interno della loro casa e già sono arrivati tutti, quindi grande socievolezza. Seconda caratteristica, beh, possiamo dire amanti del mare, non hanno paura dell'acqua. Terza caratteristica, che hanno bisogno di essere conosciuti e rispettati, perché il rispetto nei confronti degli animali, lo sappiamo, non è mai abbastanza. Entriamo? Entriamo a casa loro e conosciamo il loro papà umano. Mi fate andare, bambini? Ah, proprio ti sei messo così? A me dispiace, ma ho appuntamento con il tuo papà umano. Dai, vai, ha già capito. Entriamo. Quanti sono i gatti, Andrea, che ci sono qua dentro, a casa tua, che vivono con voi? Allora, sono complessivamente oggi 33 i gatti. Sono stati anche un numero maggiore, fino a 66. Sì. E di questi la maggior parte vivono liberi e gli altri, un piccolo gruppo vive... Ehi. Quella è una delle più anziane, si chiama Nerina e ha 13 anni. E quindi sta lì rilassata, sì. Dicevi la maggior parte è libera. Ma ce n'è un piccolo gruppo all'interno di un gabbione per motivi di sicurezza. Anche qui ovviamente abbiamo il problema delle macchine, quindi cerchiamo di preservare la incolumità di alcuni. Allora, avete capito? Andrea ha 30? 33. 33 gatti, il numero perfetto potremmo dire. Però uno dice, vabbè, è un appassionato di gatti, no? Ha preso tutti questi gatti. In realtà non è così, perché i gatti sono venuti a te. Sì, in realtà i gatti qua ci sono da ben prima che arrivasse mio papà e ben prima che io nascessi. Quindi, una volta che ho deciso di venire a vivere qua, i gatti c'erano e quindi è diventata... un impegno, ma anche una scelta di vita, quella di preoccuparsi di loro. Allora, i social hanno fatto tantissimo, perché tu hai dovuto combattere per il diritto dei gatti di rimanere qui, perché hai avuto anche problemi con l'amministrazione negli anni passati. I gatti non avevano diritto, possiamo dire così, di stare in spiaggia, quando invece vivono in questo territorio, come mi accennavi, da un secolo quasi, no? Poi adesso... possiamo dire che tutto è tranquillo? Indubbiamente è un fatto che oggi i gatti hanno vinto comunque una battaglia importante. In passato sono riuscito ad annullare anche una delibera del Consiglio Comunale che voleva praticamente far sloggiare i gatti da qua. Quindi i gatti hanno oggi tutti i diritti di vivere liberamente anche qua. Andiamo alla famosa spiaggia, perché dovete sapere che qui sono arrivate nel corso degli anni persone da tante parti del mondo perché hanno letto della tua storia sul web,
arrivavano anche dal Giappone, è vero? La spiaggia dei gatti, il gatto non è di per sé marittimo normalmente. No, infatti è stata questa un po' l'eccezionalità che ha creato richiamo. Nel frattempo, mentre stavamo parlando, ecco, qualche gattino è venuto con noi, lo posso prendere o si preoccupa? Sì, 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 è felice. Piccola, di essere presa, Gina. Amore, subito le fusa. Un'altra cosa importante da dirsi, che secondo me non è chiarissima la cosa sul web, perché sembra un'oasi felina, la spiaggia dei gatti, tanti volontari che si adoperano per prenderne cura. In realtà tu sei da solo, dove sono tutti questi volontari? Sì, è un po' così, vabbè, amore. Si sa che ovviamente si creano leggende o miti. La spiaggia intanto è una spiaggia, dal punto di vista storico, rilevante a parte la presenza dei gatti, perché è una spiaggia che è anche un sito archeologico nuragico. Sono stati fatti gli scavi, sono stati trovati, pensa, dei vasi e delle ceramiche di diverse migliaia di anni fa. E allora ci segue anche un altro gattino vieni, nero. Vieni Ciupa, vieni Ciupa. Ciupa è una gatta morbidissima. La cosa che ha incuriosito molto e che ha fatto diventare i gatti famosi sono state appunto le foto e i video. Le foto che all'inizio mettevo così per una cosa normale, uno va in spiaggia, si mette la foto, si fa un selfie. Hanno visto questi gatti e tante piovevano i like. Da lì è nata il gruppo, che un gruppo Facebook, pensa che ha più di 30.000 iscritti oggi, che è un numero non da poco. Importante, certo. Per 10 anni ho fatto delle visite guidate in diverse lingue, anche in inglese, in francese e in spagnolo, perché i visitatori venivano possiamo volentieri. Dire, Andrea, che la spiaggia di Su Pallosu è diventata famosa più per la presenza dei gatti che per la sua storia alla fin fine, perché tu dici è un sito prezioso, sì. Fra l'altro in questo periodo sta vivendo un momento difficile legato all'erosione, no? Perché se la sta mangiando il mare questa spiaggia. Sì, più che altro le zone vicine, ma anche qua, infatti sono stati fatti comunque questi lavori. Io direi, questa è la spiaggia, speriamo che il mare smetta di fare questo lavoro che se la vuole portare via. Vieni Gina, vieni, ci accompagna Gina fino alla spiaggia, vieni. E il messaggio che vorrei dare, Andrea, è che molte volte le colonie feline che si trovano in giro per l'Italia, nelle città o nei paesi, sono poco tollerate. Al di là dell'amore, non dico che uno debba amare gli animali, basta che si rispettino gli animali, per me è più che sufficiente. Al di là di questo, invece, possiamo dire che questo posto deve la sua popolarità in buona parte all'estero, a tutti coloro che amano i gatti, no? La spiaggia dei gatti. È proprio così. Quante ce ne sono al mondo? Ne conosci altre? Ci sono delle situazioni, però non proprio come queste. Sono anche in Sardegna, per esempio, ad Alghero stesso. Intanto Gina ci ha seguito. Ecco. Anche ad Alghero stesso, ma è una città e i gatti sono vicino al mare, sono nei bastioni. Qui invece la particolarità è che è un luogo, è una spiaggia isolata. Qui siamo pochissime persone, pochissime case. Quindi quest'unione tra mare, natura, storia, archeologia e gatti è un po' un unicum.